Saluto a quanti ci stanno seguendo. Vicini alla Pasqua, proponiamo alcuni brevi clip che ci aiutano a ricordare, cioè a portare nel cuore di nuovo. E riportare che cosa? Riportare il luogo dove tutto è incominciato, la Terra Santa. Le rigorose restrizioni ai viaggi, quelli degli ultimi tempi, sono state allentate. Ora si può viaggiare verso quella meta, ma non è detto che la ripresa sia possibile per tutti allo stesso modo. Questo strumento video intende offrire una cornice comune per stimolare a riprendere legami, per incoraggiare a fare progetti, per prepararsi alla colletta del Venerdì Santo attraverso un percorso. Quel giorno non è semplicemente una riga del calendario, è l'inizio di un triduo di salvezza. Quello che ora state seguendo è il primo video, ne sono previsti tre. Dopo questa mia introduzione, per dirla col linguaggio della lezione biblica, faremo una composizione di luogo. Avremo in collegamento da Gerusalemme un'archeologa. E quella dell'archeologia è una visuale necessaria, come ricordava già Paolo VI. Cito: accanto alla storia della salvezza c'è una geografia della salvezza. Oppure anche Benedetto XVI, queste le sue parole, le pietre sulle quali ha camminato il nostro Redentore rimangono per noi cariche di memoria e continuano a gridare la buona novella. Andiamo quindi alla ricerca di quell'anima, proveniente da una geografia comune, quella che affratella le religioni monoteiste. Il Figlio di Dio si è incarnato in un luogo, ha vissuto una esperienza feriale, lì patì, morì, risuscitò. E questo è il kerygma. La coda del filmato invece ospiterà una pillola di recensione. Sarà suggerito un libro abbinato al tema in oggetto per la fruizione personale. Anche questo un modo per partecipare al cammino di avvicinamento al triduo. Siamo in collegamento con Gerusalemme insieme a Daniela Massara di formazione archeologa e curatrice al Terra Santa Museum. Benvenuta Daniela, grazie per questa disponibilità. Grazie a voi per l'invito. Ecco, allora entriamo subito in medias res e ti chiedo di aiutarci a capire come la parola di Dio non si conosca a prescindere dalla geografia nella quale è pronunciata e accolta, cioè gli scavi archeologici ci aiutano a recuperare anche il quotidiano dei tempi biblici, dagli oggetti casalinghi all'urbanistica. Ecco, possiamo dire che tutto ciò illumina almeno quanto l'esegesi testuale o insieme all'esegesi testuale. Sì, certamente l'archeologia è viene anche chiamata il quinto Vangelo, no? La parte, diciamo, appunto dei resti sia archeologici sia della geografia. E appunto proprio qui a Gerusalemme, dove mi trovo all'interno dello Studium Biblicum Franciscanum,
È proprio il cuore della ricerca, quello di cercare di dare una concretezza ai testi dell'Antico e del Nuovo Testamento. E questo in effetti è possibile e sono stati proprio i frati francescani tra i primi a diciamo, prendere a cuore questa ricerca, in primis custodendo i luoghi santi che già erano noti. Appunto a partire da San Francesco in poi. E poi soprattutto a partire dalla fine dell'Ottocento, con lo sviluppo della ricerca archeologica, anche i frati francescani iniziano ad acquistare terreni, alla ricerca, dei luoghi del Nuovo Testamento. Un possibile esempio di questa ricerca di una delle più importanti scoperte dei luoghi santi della custodia, custoditi appunto nelle proprietà della custodia di Terra Santa, è Cafarnao sul lago di Galilea, un villaggio di pescatori che appunto apparentemente è stato abbandonato alla fine del VII secolo d.C. Quando i frati francescani hanno iniziato a scavare il terreno, uno degli edifici più importanti emersi fu un edificio ottagonale, al di sotto del quale venne alla luce una abitazione, una domus romana. Tra la Domus Romana e questo edificio ottagonale, alcuni pellegrini di IV secolo abbellirono in particolare un ambiente al centro di questa casa, lasciando anche una testimonianza del loro passaggio attraverso graffiti. Una pellegrina di IV secolo, la pellegrina Egeria, nel suo diario ci descrive che proprio sulla casa del principe degli apostoli, ora, quindi a suo tempo, si innalza una chiesa. Quindi, quando i frati francescani sono trovati davanti a questi resti, hanno potuto, diciamo, confrontarli con questa antica fonte e quindi indicarla come la tradizionale casa di Pietro. Essendo una casa, ovviamente tra i materiali trovati nei vari strati di terreno si sono trovati oggetti da cucina, per esempio, quindi pentole, tegami, con delle forme molto caratteristiche che permettono agli archeologi di datare la fase appunto dell'ambiente al primo secolo d.C. Nel nostro museo archeologico abbiamo una sala dedicata alla vita quotidiana al tempo di Gesù, dove si possono vedere proprio questi utensili, queste pentole, di solito di un colore rosso molto scuro, con dei manici tondeggianti chiamati ad orecchio e che possono presentare varie forme, con collo chiuso più stretto, per esempio per cucinare zuppe di lenticchie, oppure pentole più larghe per cucinare pesce piuttosto che carne. Anche nella casa di Pietro sono stati trovati frammenti di queste pentole insieme a altri elementi come i pesini da rete da pesca, pesini in piombo che servivano proprio ai pescatori per catturare all'interno della rete i pesci. Quindi, Ecco, questa. fuori dalla registrazione, prima mi accennavi anche al fatto curioso di una moneta che si trova anche citata nel Vangelo e che corrisponde in realtà a quella che era la prassi dell'epoca. Ecco, ci illustri qualcosa riguardo a questo? Sì. Una delle vetrine, appunto della sala di cui vi ho parlato prima, è dedicata alle monete dei Vangeli e lì possiamo vedere una moneta d'argento chiamata shekel o siclo di Tiro. E questa moneta è molto interessante perché la possiamo collegare a un episodio preciso dei Vangeli, ovvero quando Gesù, proprio sul lago di Galilea, a Cafarnao, insieme a Pietro,
deve pagare la tassa per il tempio e chiede a Pietro di prendere il primo pesce che gli capiterà sulla riva e dentro la bocca del pesce Pietro trova una moneta d'argento con la quale paga la tassa al tempio per sé e per Gesù. E appunto, quali sono queste monete d'argento? L'uso era appunto di pagare la tassa con questa moneta siclo che ha appunto un valore doppio. La tassa pro capite, diciamo, individuale sarebbe di mezzo siclo d'argento, ma usualmente anche negli scavi si vede che nel territorio circolava più abbondantemente la moneta di un siclo, del valore intero. Quindi non è una stranezza il fatto che nel Vangelo Pietro paga la tassa per due persone, era più probabilmente l'uso normale. Ecco, io immagino che ci stanno seguendo in questo momento persone di diversa provenienza, ma immagino anche che molti siano pellegrini e quindi ti chiederei di fare un po' il focus su qualche santuario o sull'idea di santuario biblico. Io penso attorno a quelli antichi, quelli narrati dal Primo Testamento. Prendono vita episodi importanti, cioè il dialogo tra Dio e il popolo si trasforma in luogo di santuario. Ma anche quelli moderni cristiani fanno un po' la stessa cosa con gli avvenimenti evangelici. Ecco, sono scrigni di storia che possiamo recuperare, che è facile recuperare venendo in Terra Santa. Sì, effettivamente sui luoghi santi, oggi come oggi, ci sono dei santuari che appunto li custodiscono e permettono ai pellegrini di andare su quei luoghi, visitarli e pregare, proprio come facevano i primi pellegrini anche nel IV secolo d.C. E ad accoglierli ci sono appunto i cristiani, i religiosi che abitano in questi santuari e che appunto hanno proprio, diciamo, la loro missione è quella non solo di custodire le pietre, ma anche di custodire le pietre vive, quindi coloro che arrivano. E per fare un esempio, a Nazareth c'è il santuario dell'Annunciazione e appunto in questo luogo è una grande proprietà dove i pellegrini, insieme spesso anche a visitatori locali che sono sia arabi che ebrei, possono andare e scoprire il luogo appunto dove viene ricordato il momento dell'Annunciazione. Ecco, a tal proposito citavi una pluralità di fedi o perlomeno di confessioni cristiane. Ecco, questo lo si vede anche nella pluralità dei santuari. Io penso al Getsemani cattolico e quello ortodosso, così alla Cafarnao francescana e quella ortodossa, però ci sono anche alcuni luoghi che sono capisaldi, diciamo così, sia dal punto di vista della geografia, sia dal punto di vista della teologia. Penso alla Natività e al Santo Sepolcro. Ecco, questa cogestione, la presenza di diverse confessioni, da una parte fa apparire il tutto come una fede un po' frastagliata, dall'altra forse indica che ci sono davvero dei nodi irrinunciabili di unità. Ecco, concordi con questa visione? Sì, concordo assolutamente e per me appunto poter venire qua e anche stare qua a vivere mi ha consentito di scoprire questa possibile unità. In che senso? Anch'io quando sono venuta qua la prima volta, una delle motivazioni era appunto di scoprire in qualche modo le origini della mia fede.
appunto entrando in santuari come la Basilica della Natività o la Basilica soprattutto del Santo Sepolcro, vige spesso una confusione perché ci sono appunto funzioni, liturgie in contemporanea di ortodossi, armeni, etiopi, francescani. E spesso io avevo sentito anche storie di litigi sui confini, sui limiti di proprietà basati sullo statu quo, che ha cercato di mettere, diciamo, una pace tra le varie confessioni. In realtà ci sono almeno due elementi che posso raccontarvi e che testimoniano come questa divisione che esiste in realtà possa arrivare a punti di concordia. Un caso è il restauro, quindi il restauro di questi luoghi santi che stanno a cuore appunto a tutti i cristiani. Alla Basilica della Natività sono stati fatti appunto i restauri di questi meravigliosi mosaici di epoca crociata che abbellivano la chiesa e appunto sia diciamo, gli ortodossi sia i francescani hanno accolto questi restauri e li hanno favoriti. E lo stesso sta avvenendo al Santo Sepolcro. Qualche anno fa sono stati fatti i restauri da parte dei greci ortodossi, col consenso dei frati francescani dell'edicola, e proprio pochissimi giorni fa sono iniziati i restauri del pavimento della basilica. Sono previsti anche degli scavi archeologici. Questa volta il restauro sarà portato avanti dalla custodia di Terra Santa, quindi dei francescani, dei cattolici, sempre col sostegno anche delle altre confessioni. Questi Ecco, a sono. tal proposito ci avviamo verso la fine di questo nostro appuntamento e allora vorrei fare una domanda alla dottoressa Massara, cioè qualcosa di più specifico. Abbiamo detto che il territorio sovrappone la memoria di almeno tre religioni. Dall'altra parte ci sono anche dei conflitti di proprietà. Allora ti chiedo, ma l'archeologia potrebbe correre il rischio di essere uno strumento politico e gli studiosi come provano a sfuggire questa tenaglia, cioè a conservare l'obiettività della ricerca, ma anche la gioia della scoperta? Allora, la difficoltà della ricerca archeologica in questi territori è un dato di fatto. Viene spesso strumentalizzata nel senso che si vuole dimostrare il diritto di possedere una certa terra o di essere presenti nel territorio dimostrando l'antichità della presenza araba o ebraica in un determinato luogo. Quindi spesso l'archeologia viene interpretata, ridotta proprio in funzione politica. Questo a livello appunto alto o di finanziamento, per cui anche i finanziamenti economici, diciamo, sono dati se tu mi dimostri di aver scoperto qualcosa, di aver trovato quello che io voglio trovare. A livello diciamo più di ricerca archeologica, io spesso collaboro con colleghi archeologi sia arabi sia ebrei e devo dire che ho trovato proprio una volontà di cercare di scoprire la verità di quello che è rimasto, di quello che emerge dalla terra che noi non conosciamo. Questa è la sfida per ogni archeologo e ancora di più in questi luoghi. Grazie allora, cara Daniela, per questo incontro. Ti facciamo gli auguri di una santa Pasqua. Tu la vivrai probabilmente lì, quindi a contatto maggiore con questi luoghi che ci hai raccontato. E ti facciamo gli auguri anche con maggiore affetto, perché sappiamo che tu sei un'ambrosiana di origine, sei nativa della nostra diocesi di Abbiategrasso, quindi ci sentiamo in una sintonia ulteriore. Grazie, Grazie, ciao, grazie a ciao, voi, buona ciao. Pasqua.
proposito di questo tema del rapporto tra la geografia della salvezza e la fede, vi voglio proporre la lettura di un libretto di Alessandro Coniglio e Friedrich Manns, il cui titolo è Terra Santa, Sacramento della Fede ed è edito dalla edizione di Terra Santa. Si tratta di due archeologi, di due storici, che esaminano appunto questo rapporto e in particolare Alessandro Coniglio dice che volere leggere la Bibbia senza considerare i dati dell'archeologia, della storia e della geografia è come volere camminare con una gamba sola, perché solo attraverso i dati dell'archeologia che ci riporta al vissuto quotidiano degli ascoltatori della Bibbia noi riusciamo a capire che cosa Dio voleva esattamente dire loro. Questi primi ascoltatori della Bibbia, quando hanno incontrato momenti particolarmente forti, hanno sentito il bisogno di elevare anche degli altari o dei santuari nella storia per poter fissare nella memoria, fare dei memoriali, rendere nuovamente presenti quegli avvenimenti nella loro vita. E così noi abbiamo tanti santuari a Silo, a Betel, a Dan, ma uno su tutti, il Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme che è stato frequentato anche da Gesù. Anche noi cristiani costruiamo santuari. Perché? Perché abbiamo lo stesso bisogno di fissare i momenti principali della vita di Gesù. Ma i nostri santuari, nel momento in cui rendono presente ciò che noi vogliamo ricordare, ne dichiarano anche l'assenza. Perché la vita del risorto non può comunque mai essere racchiusa in un santuario. Ci sono molti santuari, ma anche divisi secondo le varie confessioni religiose, perché ciascuno di noi ha il bisogno di fare le sue sottolineature. Così a Nazareth abbiamo un santuario cattolico e uno ortodosso, lo stesso al Getsemani, lo stesso a Cafarnao. Ma a Betlemme e a Gerusalemme, per il momento della nascita e il momento della morte e risurrezione, c'è per tutti i cristiani un solo santuario, dentro il quale magari si vive un'esperienza strana, anche un po' cacofonica nel momento in cui la gente prega e canta secondo diverse liturgie. Però è significativo che questi santuari siano unici, perché sulla incarnazione e sulla morte e resurrezione di Gesù, tutti quanti noi abbiamo il bisogno di dire che siamo insieme. Nella seconda parte del libretto, l'archeologo Manns, che è appena mancato in questi mesi, ci racconta invece di due, diciamo, piccole perle preziose che ci vengono dall'esperienza del pellegrinaggio ebraico. La prima è che il punto di arrivo del pellegrinaggio ebraico è sempre il silenzio dell'ascolto. Si comincia con i salmi alla vista di Gerusalemme, i famosi salmi ascensionali, ma man mano che si entra nel Tempio e si arriva verso il Santo, tutto tace e ci si mette in ascolto della parola. Una parola, e questa è la seconda perla, che Manns dice è stata data da Dio come promessa, per questo è stata data nel deserto, perché essa è di Dio e non del popolo. Non è stata consegnata nella terra conquistata, è stata consegnata prima, perché ciascuno possa continuare a riferirsi ad essa ascoltando Dio e non se stesso. Buona lettura.